Gianluca, un risultato più che soddisfacente, un 3-0 sul Rovellasca, però un commento sulla partita, come trovate i ragazzi a questo punto? Ma i ragazzi erano un po' sulle gambe, lo sapevo perché abbiamo lavorato tanto. Sono 14 giorni di fila che lavoriamo, quindi ci stava, sono contento. Il risultato ci dà ragione, abbiamo fatto bene il primo tempo, ancora meglio il secondo tempo che dovrebbe essere il contrario, invece è andata così. Ottimo, ottimi ragazzi che sono entrati dopo che hanno dato più equilibrio anche alla squadra. Però, ripeto, era la prima di Coppa, ci dobbiamo ancora conoscere, ci sono tanti ragazzi nuovi e quindi va bene così. Siamo con Emanuele Pappalardo che dopo 6 anni è ritornato al Cantù, al 20° del primo tempo ha segnato il suo gol, una buona presentazione questa direi. Sì, dai, direi di sì, tutto sommato al di là del gol è stata una buona prova, anche perché avevamo solo fatto un'amichevole in settimana, quindi non avevamo avuto ancora, tra virgolette, un banco di prova con una squadra della stessa categoria. Tutto sommato è andata abbastanza bene, a livello atletico stavamo anche bene, poi è arrivato anche il risultato e soprattutto c'è anche da dire che non abbiamo mai rischiato dietro e questo è anche un'ottima cosa, anche per fare i complimenti ai difensori che si allenano anche loro. Peccato per il giallo, però, cosa è successo? Eh no, volevo prendere la palla, poi quando a fine partita sei un po' stanco che vedi un po' nero, a posto che la palla ho preso le gambe, ammonizione, sì, ci sta. Dai.